io vi do il benvenuto in questa splendida piazza, noi la ripetiamo splendida appunto nel secolo di Busselli, e quindi perché no fare questa manifestazione qui? È vero, sarà anche piccola, sarà ventosa, però è suggestiva. E una cosa vi voglio dire, l'invito l'avete avuto, la manifestazione si intitola Tutti insieme allegramente. Tutti insieme perché parliamo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media. Per la prima volta facciamo una manifestazione insieme, proprio perché siamo ormai un istituto comprensivo, quindi c'è continuità, soprattutto in questo piccolo plesso, effettivamente viviamo insieme i mille problemi di ogni giorno, mille problemi tra virgolette, grazie. Do la parola subito alla preside, perché mi rimprovera sempre ogni volta che l'anno scorso non l'ho fatta parlare e quest'anno parla per prima, giustamente. Questa volta è un po' esagerato, dobbiamo parlare anche più tardi. No, effettivamente non è che voglio parlare per un lungo discorso, però è un'occasione che abbiamo per poterci conoscere meglio, perché non ho avuto modo di avere un contatto con me, anche se devo dire quest'anno in particolare ho avuto diversi incontri con i genitori, sia dei più piccoli, sia della scuola primaria e naturalmente anche della scuola media, quindi ormai vedo in tutti i genitori con cui abbiamo una frequentazione abbastanza frequente, ed è giusto che sia così, perché ho avuto sempre occasione di dire tutti gli incontri che abbiamo avuto che per me Busselli è una realtà estremamente importante. Il fatto che sia un piccolo paese, una piccola realtà come comunità scolastica, non significa che non la vogliamo valorizzare, anzi per noi è veramente un momento fondamentale, un punto d'orgoglio riuscire a dare a Busselli una realtà scolastica positiva. E quest'anno è stato un anno veramente particolare, come vi diceva la professoressa Reali, perché è nato questo istituto comprensivo. Non a caso quest'anno abbiamo più piccolini, poi vedremo la scuola primaria, la scuola elementare e la scuola media. E non è soltanto il fatto di avere riunito insieme i lavori della manifestazione di fine anno, ma significa che le insegnanti si sono ritrovate, si sono confrontate, hanno cercato di capire i metodi migliori per accompagnare i nostri bambini dall'età più piccola per arrivare poi alla scuola media, e quindi si sono confrontati sui metodi, hanno portato avanti un percorso che sicuramente servirà per dare una qualità migliore. Le iniziative che abbiamo fatto anche a primo anno hanno sempre visto coinvolti i nostri ragazzi di Busselli, non a caso abbiamo avuto dei vincitori anche al concorso dei carabinieri, il sindaco l'ha premiato, anzi l'assessore personalmente, il sindaco, hanno premiato l'alunno che è stato tra i temi migliori, qui dal teatro comunale è stato premiato, ma tante sono state le iniziative a cui hanno partecipato, l'educazione alimentare e tante altre, non voglio adesso dilungarmi su questo. L'unico aspetto negativo che è subentrato quest'anno per Busselli è la cattiva notizia che voi già conoscete, che hanno fatto una pluriclasse per la scuola elementare. Lo voglio dire subito, poi ci diamo ai festeggiamenti, però è bene parlare anche di questo insieme. Una pluriclasse che ha creato chiaramente malumore, giustamente, preoccupazioni da parte dei genitori, che non a caso mi hanno chiesto un incontro per verificare insieme da farsi. Anzi, inizialmente erano due le classi delle elementari che si dovevano unire, poi sono intervenuti, il provveditorato, ho fatto una serie di mosse in modo tale che perlomeno sono riuscita ad avere soltanto una situazione che è rimasta tale. Questo perché la pluriclasse? Perché viviamo in una realtà, in un periodo di gravi crisi economiche dove purtroppo, soprattutto sulla scuola, si stanno facendo una serie di tagli economici, tagli anche sull'organico, autonome, cioè ogni classe avrà l'insegnante, quindi non faranno, anche se sulla carta rimarrà, perché quello per forza di cose è stato comunicato, però ogni classe avrà il proprio insegnante che spiegherà, che interrogerà, che farà gli esercizi sull'italiano, sulla matematica. Poi ci saranno dei momenti insieme, ma questo avviene sempre, in ogni realtà, in ogni scuola, viene privata, avviene in qualsiasi situazione, da dove si fanno i laboratori si possono anche unire i bambini. Quindi la pluriclasse non si realizzerà, quindi dovete stare tranquilli che verrà fatta una scuola, anzi, sempre di più di qualità. È importante dire questo, e poi lo confermerà anche il sindaco, perché ci vorrà anche una grossa partecipazione con il comune che dovrà garantire un impegno sulla scuola, perché sulla scuola di Busselli si deve investire. Se non facciamo questo corriamo il rischio di chiudere la scuola elementare e automaticamente poi anche le altre realtà, la scuola media e la scuola dell'infanzia. E credo che questo non dobbiamo assolutamente permettere che possa avvenire.
per me come dirigente dell'istituto comprensivo non creerebbe grossi problemi, ma credo che sia una battaglia importante che noi dobbiamo fare, perché questo è un momento corale in cui ci ritroviamo tutti insieme, significa che i nostri bambini crescono con l'amore per il proprio paese. Se cominciano ad andare sparsi, no? Si trasferiscono magari a Priverno o a Giuliano o in qualsiasi altra realtà, significa che non hanno più senso dell'appartenenza. I lavori che vedrete anche questa sera, le attività che fanno, le riflessioni sulle tradizioni, sulle proprie culture, sui personaggi famosi del paese, sul dialetto, su tutto quello che serve per avere le radici nel proprio territorio. Se non lo fa la scuola che è a Grosseto, non lo farà certo nessuno, non lo faranno certo a Giuliano, non lo faranno certo a Priverno, come faranno due tipi di lavori completamente diversi. E quando i bambini crescono con l'amore per il proprio paese, significa che una volta grandi continueranno ad avere le radici, e dobbiamo su questo puntare, perché se noi li distorghiamo, certo frequenteranno una scuola, forse gli sembrerà una scuola migliore per chi è più grande, ma non è affatto così. La scuola piccola può garantire meglio un percorso individualizzato. Quindi questo principio, non abbandonate quello che vi possiede, perché se c'è qualcuno che lascia questa realtà significa veramente correre dei grossi costi. Io garantisco, perché noi abbiamo fatto già incontro con i miei insegnanti, una scuola di qualità, e quindi garantiremo questo contributo. Chiedo scusa se mi sono dovuta allungare, però penso che dovesse essere detto a tutti per assicurare e tranquillizzare. Adesso diamo la voce ai nostri bambini.